A, B, D e C. Si tua. Ma Bruno, ma te sei matto proprio, eh? L'altra volta ammazzo. A parte che mi distruggevi pure la macchina. Scusa, Chicco, ma non t'ho proprio visto. Beh, dove vai di bello? Ma chi? Ma le 8:15 di mattina con un libro? Ma dove vuoi che vada, al night? A scuola, no? Ho capito, hai proprio deciso di morire stamattina. In che senso? In che senso, Bruno? Latino, greco, storia, matematica e fisica. Oggi non è mica il giorno di scuola, è un match in 5 riprese. Te chi sei, Rocky 4? No, Sacchi 3. Lo vedi? E poi, Bruno, ho 2 compiti in classe e 2 interrogazioni. Oggi pure la Falcucci farebbe sega. No, a me la coscienza mi dice che devo andare a scuola. E te mandace lei, così si impara. Sai che facciamo noi due? Andiamo al mare. Al mare? Al mare. Che non si dice marina a scuola? No, non posso. Sai che mi dice la coscienza? Ao, Bru? Fammi capire, Brunè, ma sta coscienza parla come tuo padre? Vabbè, fai un po' come te pare. Se ti senti pronto a affrontare 2 interrogazioni e 2 compiti in classe? Sì, sì, sto proprio pronto. Ciao, Brunè. Sto pronto. Oh, che fai? Aspetta, sono pronto a venire con te. No, Bru, mo che hai deciso da venire, non mi fa sta faccia, per favore. Scusa, Chicco, ma io dentro di me ancora mi sento, la coscienza che... Ah, sta coscienza tua quanto chiacchiera, Brunè. E rilassate, no? Pensa che giornatiella che ci aspetta al mare. Vedrai, Bu, vedrai, poi mi ringrazierai. Io già mi vedo l'azzurro del mare, il giallo del sole. E il rosso. Il rosso? Il rosso dalla benza. Bru, tocca che mi presti 20.000, vedrai poi che... Poi ti ringrazierò. Bravo. Però bella sta macchina, ma questa mica è tua, di chi è? Te che te frega. Però a me mi piace. Te credo, sempre Opel, eh. Capo, 20.000 un po' alla volta, però che non c'è abituata, mi si stranisce, eh. Ma Chicco, mi spieghi una cosa? Ma perché Massimo non è venuto con noi? Gli ho telefonato, paraccio, ma dice che c'ha la febbre. È un'influenza che corre, corre parecchio. È guarito. È guarito, l'ha curato Sharon. Mi sa che c'ha una ricaduta però appena lo pizzico. Ma scusa, ma perché adesso che è guarito non è venuto al mare con noi? Ah, Bru, ma allora l'hai capito, può stare con Sharon senza di noi, però la paga. Senti, perché non gli diamo uno schiaffo morale? Ci ritorniamo a scuola prima che suona la campanella della prima ora. Quando ho finito di buttare una controllata alle gomme. Vedi, Benedetta. Pare Maria Caninz. Salve, ma che ci state a fare voi due qui? Scommetto che state andando anche voi a Castel Porziano al nuovo Festival dei Poeti, eh? Esatto, hai perso la scommessa, bene. No, veramente, noi avevamo un altro programma. Culturale, spero. Sì, è un programma di cultura religiosa, si chiama Ascolta, si fa sega. Peccato che non possiate venire, sarà una mattinée davvero intensa e sofferta. Me l'immagino. Scusa, Benedetto, ma se noi dovevamo soffrire, tanto vale che andavamo a scuola. Pensate, ancora non è certo, ma forse ci sarà anche il grande poeta argentino, Ramon Munarón. Come coglion. Grazie, ciao Benedetta. Una confettina alla gommina? Poeta anche lei. Per carità, venga, venga. Eppure bisogna trovare modo per fargliela pagare. Che ne so, se potrebbe andare a fare la spiassumate. Oh, piano! Ma mica ho detto subito, sa! Salve, qualcosa che non va? Sì, la nostra macchina si è fermata. Non vuole ripartire. Non c'è problema, il mio amico si intende di motori, è un vero esperto. Io? Sorbole, studia meccanica? No, matematica, però è bravissimo. Scusate, dove sta il triangolo? Sentito? È un fenomeno. Sembra un po' timido, ma sai, è la signorilità. Ha studiato nei migliori collegi svizzeri. Lo sapete chi è quello? No. Non lo sapete? No. È il principe Sacchi. Sacchi, c'ha un sacco di soldi. Pensa che a casa sua, sai come lo chiamano? Don Bruno. Voi di dove siete? Io di Bologna. Io vivo a Firenze. Brave, ve ne andate on the road. Sì, io voglio una vita spericolata. Voglio una vita come Steve McQueen. Ma pure io, come Gerolin. Come ti chiami? Vasco, ma gli amici mi chiamano Chicco. Noi eravamo diretti al mare, ma ora che cosa facciamo? Ma come che cosa fate? Non c'è problema, sentiamo il nostro esperto. Allora? Chicco, chiamiamo l'ACI. Scusate se non sono indiscreto, benzina c'è, sì? Sì, ne abbiamo messo 5.000 orte. Ho capito. Questo è un difetto di fabbrica che c'ha pure la mia. Se non metti la benzina, si ferma. Se ve va di venire al mare con noi. Ok,
Noi ci stiamo, prendiamo le nostre sacche. Ci stallo, vai che oggi s'acchiappa. Ma lasci. Ma che lasci? Oh, chiudete la macchina che sennò... giornata, bro. Poi mi ringrazierai. Oh, ce l'hai soldi? Ce l'ho. Poi tocca portarla al ristorante, Io mi preferisco a bolognese la ferrovia. Ma perché bisogna dire subito? Come non detto, bro. Don Bruno, ma dov'è? Oh, Don Bruno, io mica son prete, sa? Ma del mare, se non l'hanno spostato, dovrebbe essere là. C'è un'acqua stupenda. Ti va? Sì. Eccoli là, due cuori di panna e una capanna. Come si sta bene qui, noi due da soli. Per fortuna che questo posto non lo conosce nessuno. Pensa, lo chiamano l'Oasi. E quelli cosa sono, un miraggio? Ragazze, dai, sbrighiamoci! Non ci abbiamo mica 9 settimane e mezzo! Bam, 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 bam! Ce l'hai il miele, Brun? Il miele? No, io c'ho pane e cicoria per colazione. Va bene, uguale! Ma guarda un po' chi c'è! Alle volte le combinazioni, È proprio piccolo il mondo! Ciao, Massimo! Ciao! Come va? Vedo che l'aspirina fa miracoli proprio. Sta in campana però, Massimo, perché sta influenza non perdona, Beh, noi vi lasciamo che ci aspetta una giornatina intensa. Matematica, storia, latino, ciao! Tanta di quella spiaggia qui a Roma, questi proprio qui dovevano venire. Senti, Sharon. Dai, Massimo, mi attacchi l'influenza. Ciao amore, mi pensavi? È un'ora che ti penso. Sono sempre il tuo unico grande amore. Sì, tu sei l'unico. L'unico che riesce a fare tardi anche alle seghe a scuola. Dai Rossella, non ti arrabbiare. Oggi per noi deve essere una giornata meravigliosa. Lontano dai compagni, dalla scuola. Solo io, te e il mare. Come nella pubblicità di far bene l'amore fa bene all'amore. Sì, stimolante per lei e ritardante per lui. Doveva essere la nostra prima luna di miele. Se aspettiamo un altro po', arriviamo per le nozze d'argento. Non ti preoccupare, Rossella, tra pochi minuti saremo al mare. Allora sbrighiamoci. Mi dai una mano a caricare queste poche cose? Subito, amore. Non si era parlato di una breve gita romantica e selvaggia? Appunto. Perché ti sembra che manchi qualcosa? Sì, un tir. Seno alfa, coseno beta, seno alfa, seno beta, seno, coseno... E viva il seno! Abru, mamma mia, dico, ma manco le scarpe te sei levato, appare che t'ho portato a Cortina. Ma che ce l'hai il costume? Certo, io quando a scuola metto sempre pure i pinne alla maschera. Goditi il sole, bro. Ma io sto bene così, anzi lo sai che ti dico? Tira pure un certo venticello. Perché non è vero con la luna? Ma se no ti rimane tutto il seno. Tempo splendido, terreno in perfette condizioni. Ragazze, tenetevi forte, scende in campo il vostro lupo di mare. Sì, l'ha lupato di mare. Vieni, Sharon, facciamo la partita. Andiamo al mare, lo spettacolo deprimente. Pensa solo al calcio e alle donne. Sì, mi sembra di rivedere mio padre. Ma che meraviglia!
Ma lo spettacolo della natura selvaggia è una cosa che mi esalta sempre. Bisogna ti dica, sono un uomo fatto così. Io basta che vedo un pedalò e un po' di sabbia, mi scatta subito la libidine dell'avventura. Sai che in dito l'ultimo prodotto che abbiamo fatto, il salame, l'abbiamo chiamato Jonathan? Dai, di la verità, sono un uomo romantico, dai. A me il mare di fine stagione mi fa sempre venire i brividi. Brava, prosciuttina. Tu sì che mi esalti. Lo sai che così non mi hai mai chiamato nessuno? Ma lo credo bene, lo credo bene. La fantasia di un re del salame è limitata, direi esagerata. Però noi due soli qui e i nostri figli che stanno a scuola. Ma cosa c'è di male, scusa, siamo in pieno giorno? Siamo in un posto tranquillo, d'accordo, ma abbiamo anche l'ora legale. Eppure io mi sento colpevole. Anche a voi. Ma no, ma è un collettivo di genitori. In fondo è per i nostri ragazzi se noi siamo qua, è per il loro futuro. Sì, è un collettivo un po' ristretto, sì, un vis-à-vis. Anzi, ma c'è una bella cosa, ti faccio una proposta democratica. Noi, per parlare meglio, cominciamo a mettersi in libertà. Ma io dovrei mettermi il costume. Bene, bene. Ti proteggerò io con questi bei colori pastello. Cara la mia bella prosciuttina, il mio bel cotechino. A zappè! Vabbè, dai, andiamo, dai. Andiamo al mare, andiamo al mare. Su, dai, su, su. Andiamo al mare, andiamo al mare. Su, 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 su. Voilà, giù, 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 giù. Oddio, Massimo, ma chi ci fa qui? Come che ci fa qui? Non lo vedi? Invece di andare a scuola è qui che fa il cretino con la sciaro. Oh, in fondo non c'è niente di male, no? Sì, vabbè, non c'è niente di male. Ma sì, dai, non mettiamo in imbarazzo, ci spostiamo noi. Andiamo più in là, dai, andiamo, andiamo, andiamo. Reciterò per voi un mio poema dedicato al mare. Vongoloide, cozza! Contro lo scoglio l'onda schizofrenica e io mi dondolo al rumore del mare. In riva cadaveri abbronzati, condannati alla sdraio elettrica. E io mi dondolo al rumore del mare. Svegliatevi! Svegliatevi, pattini. Gioite, vi attende il naufragio. E io mi dondolo. Con il twist. Ma insomma, ma questa è un'indecenza! Pensate se al mio posto ci fosse stato il grande Ramon Munarol. Presente. Su me. Chi mi chiama? Cosa? Allora lei è... Ramon, su me. Quindi ho avuto il grande onore di recitare davanti al maestro argentino. Brava, molto brava. Continua. Io ascolto te molto attentamente. Dai, Sharon, che te la metto io. Sai che è una pelle bellissima? Sembra fatta da Gucci. Lasciatelo dire da uno che se ne intende. Sei davvero perfetta. Ma cos'hai da urlare? Non sono mica sorda. Ti slaccio il costume, sennò ti rimane il segno, eh? Ragazze, perché non ci togliamo tutto? Sai che abbronzatura così? Sì, dai, spogliamoci. Ma sì, che bello, prendiamo il sole integrale. Ma che c'è state davvero? Io stavo scherzando. Ma sì, tanto qui non ci vede nessuno. Mamma mia! Bruno, nudo, nudo! Oh, ma che fuori, ma che te sei ammattito? Dai, Bruno, senza falsi pudori, fatti vedere dal sole, dai! Ma fatti vedere dentro al medico, ma che vuoi? E no, se non si spoglia lui non ci spogliamo neanche noi. Giusto, o tutti o nessuno. Bravo, mo me l'hai messa in soggezione. Ma chi se ne frega? Ognuno deve togliersi un pezzo, anche il principe. Ma che vuole questa con sto principe? Dai, Bruno, che amico che sei, per una volta che ti chiedo un favore, un pezzo solo, dai. No, non mi spoglio neanche se mi ammazzate. E lascia, mani! Ehi, guarda che a noi di vederti nudo non ce ne frega un cavolo. Era per socializzare. No! Rossella, ti giuro, tra pochi minuti saremo al mare. A quest'ora saremmo potuti arrivare alle Seychelles. Questa è la volta buona, lo sento. Ricapitoliamo. Il tavolo con l'esdraio va bene qui. L'ombrellone lo mettiamo lì. Scusa, Rossella, questa cosa è proprio necessaria. Non ci si potrebbe rinunciare. Uffa! Ok, lo portiamo, purché non ti arrabbi. Però almeno il canotto si potrebbe sgonfiare. E va bene, basta che ti sbrighi. Mi metti un po' di crema, per favore? No, guarda, non so pratica. E dai, che poi io la metto in questo.
Ma che sei matto? Mi si unge tutto il maglione, no? Dai, aiutami. Dove la devo mettere? Dappertutto. Che fai? Me la metti sui piedi? No, ma scusa, io andavo per gradi. Sulle spalle, no? Ora più giù. Più giù. Ancora più giù. Beh, ora mi spieghi perché non parti. Perché non riesco a inserire il pilota automatico. Scusa, Rossella, scenderesti un attimo, eh? Di nuovo? Non ce la faccio più. Di questo passo non facciamo sega a scuola, ma un ponte fino a Natale. Rossella, ti assicuro, è questione di un solo minutino ancora, eh? Ecco fatto! Si parte! Mi sembrava di aver dimenticato qualche cosa. Dai, perdoni. Su, sali. Ti diverti, bro? Da morire. Ehi, Massimo, guarda, si tocca. Ciao, non vuoi che andiamo via? Qui il mare comincia a essere un po' inquinato, eh? Effettivamente, come osi, troppo affollato. Via, non tu, ma forza. Senti, vi facciamo uno scherzo. Che cosa? Li rubiamo tutti i vestiti. Sì, ma in fretta, guarda. The day are numbers, le vele all'orizzonte, il rumore del mare e del vento, queste sono le cose che amo, invece in casa mia non sono capito, figurati che sono costretto a vedere il quarto di nascosto, ma con mia moglie poi non c'è dialogo. Oh poverino, come mi dispiace. Davvero? Sì. Allora regalami una giornata felice oggi, eh? Scappiamo da tutto, usciamo dal grigiore, scappiamo da questa realtà, dai. Ai, scappiamo. Scappiamo sotto quella barca lì, dai, alla svelta. Prendi la tua roba, stai giù, bassa, dai. Ah, che meraviglia, certo che Chicchi è proprio un amico. Pure il bagno mi ha fatto fa oggi, il bagno. Che bello, il più bel giorno della vita mia. Povero Massimo è scappato via come un ladro. Oddio, mi ha fregato pure la borsa. Oddio, no,
nostri vestiti. Oh, ma non è che porti gliela te con sta vita piena di guai? Cosa aspettiamo? Inseguiamo? E come, così? Dai, vieni in macchina, abbiamo le nostre sacche. E Barcarolo va contro Corelli. Oh, ma dove andate? Aspettatemi! Oh! Sono nudo, io mi vergogno! Ma poi come faccio? Mamma! Questo è l'ultimo, speriamo che sta qua. Certo che per voi l'unisex è come se non l'avessero inventato, eh. Non dico tanto, ma almeno una gonna a pantaloni. Guarda qua, mi pare Lorella Cuccarini. Che fata! C'ha pure il capello corto tipo punk! Sarà una modella, che dici? Ci proviamo? Ma sì. Senti, scusa, cerchi qualcuno? Sola? Sì, bravo, proprio un sola sto a cercare. M'ha fregato tutto sto disgraziato. Ammazza quanto è brutto, lo lasciamo perdere. Però, certo non è un fiorellino di primo pelo. Però sai che te dico, fondo in fondo stava a fine stagione, ci potevamo pure provare. Andiamo a fare un bagno? No, no, grazie, non c'ho tempo che oggi. Che preziosa, sei timida? No, sono un uomo, ci avete presente? Travestito. Oh, fondo a fondo stava a fine stagione. Ma sì. Oh, calma, calma. Oh, aiuto, aiuto! Ringrazio, davanti a questo folto pubblico, Ramon Munaron, il più grande dei poeti argentini. E lo invito a salire sul palco per esibirsi e dimostrare tutto il suo grande talento di improvvisatore. Tutti voi senz'altro ricorderete la prima edizione dell'ormai mitico Festival del Samburu che si tenne nel Gabon settentrionale. Prima ed inspiegabilmente unica edizione, nonostante il grandissimo successo ottenuto da Munaron con la sua Odissea di un gaucho cieco, che tenne incollato per ben 7 ore di seguito tutto il pubblico presente, soggiogato dall'immensità senza limiti di quel bellissimo poema, Signore e signori, è con immenso piacere. Che mi diceva, poi mi ringrazierai. Senti che freddo. Io glielo dicevo che il bagno fuori stagione non si deve fare mai. Dai, e c'ho ragione. Ho dopo pieno. Ma dai, che mi diceva? Ho dopo pieno. Un bel ladro una puta, formato. Ma che vuoi? Allora, tu non essere un povero fratello marocchino? Marocchino, fratello marocchino, ma che stai? Se c'è un fratello come te, mi sarà fatto prete. Allora, tu essere un viaggiatore clandestino, imbarcato su nave, scoperto e buttato a mare. L'avessi azzeccata una, oh. Che fare in acqua, fratello? Niente. Stare in acqua e non fare niente. Mi sembrare molto stupido. Ma te lo fa a farci tu, oh? Ho capito, stai facendo visioni, fai con calma e poi uscire. Oh, vabbè che sto mare sarà un cesso, ma insomma, Non devi dare spiegazioni, a me bastare una sguarda con mio occhio. Tra disgraziati parola non servire. Guarda che tu ci vedi male, disgraziato c'è te. Io sto in acqua perché mi hanno rubato i vestiti. Allora, avevo ragione, essere stato buttato al mare senza vestiti. Ah, questo non molla, oh. I vestiti me li hanno rubati e se tanto lo vuoi sapere, io a casa dei vestiti ce n'ho quanti mi pare. Allora, tu essere ricco? Beh, ricco, poi non esageriamo. C'ho 5 paia di calzoni, 6 paia di camicie,
7 paia di mutande e 8 paia di pedalini. Sì, ma ora essere nudo. Eh già. Vuoi un tappeto? Un tappeto? Ma a te ti pare che adesso io vado a comprare un tappeto? Ma che me frega a me del tappeto tuo? Tu coprire maialone. Tu coprire maialone? Ah, ho capito, è così che ho chiamato in Marocco. Oh, non lo sapevo. E quanto costerebbe sto tappeto? Per te, che essere mio fratello, sconto comitiva. Sconto comitiva? Ma io sono da solo. 100.000? 100.000, ti pareva? No, non ce l'ho. Eppure se ce l'avevo, manco te le davo. Ho dobro pieno. Oh, che dafi! Dobro pieno. Sì, fratello. Morte del zozzone! Oh, c'è un orologio subacqueo che va sotto fino a 100 metri. Io non nuotare. Mi pareva. C'è una catenina d'oro. Te ne incarto? Ma che mi incarti che me lo son messo? Qui serve cintura. Ecco, dammela. Prima braccialetto. Eh no, il braccialetto no, ma regalo di madre, quando ho preso 5.999 a scuola non me lo levate, prego. Allora, niente cintura, fratello. Ma se dai tuo fratello, quanto mi costava sta roba? Tiè. Ah, tu questa la chiami cintura? Vuoi anche questa scintilletto? Ma che ci faccio? Ci copro orecchie. Oh, dammi una mano, no? Ma se ne va pure, oh! Sharon, ma che tipo è tuo padre? Simpatico, affascinante, giovanile. Esatto. Questo è quanto dice lui. Però in realtà è solamente patetico. Pensa che la sua età credi essere Mickey Rourke. Scusa, ma quanti anni ha tuo padre? 50, 51, boh, 52. Ma è vecchissimo. Ma che fisso, Ma tuo figlio cosa fa? Lavora all'anagrafe. Ma tu dovresti vederlo quando vuol fare l'industriale playboy. Fa la faccia da provolone assassino. Per la serie Il fascino discreto della salumeria. Io questo periodo fuori l'ammazzo. Dai, calmati. Sì, calmati. Mi calmo sì. Questa sera a casa con calma l'ammazzo. Perché mia madre allora? Pensa, ogni volta che deve uscire sta chiusa nel bagno per una settimana. Fuori dovrebbe metterci il cartello chiuso per restauro. Oh, io non dovrei dirlo, perché sono la madre, ma è un gran figlio di... Bella coppiata. Pensa se fossero insieme che coppia. Disastrosa. Torniamo ai nostri posti. Dai, chi arriva ultimo va a bene. Tobruk! La disfatta di Tobruk! Dai, andiamo, dai! Che ci fai travestito da cannellone? Io? Non mi sembra ci sia qualcun altro su questa spiaggia, tantomeno travestito così. Eh già. Allora? Non sarà mica un tappeto volante, no? Come ci sei finito qua? È una storia lunga, ma è meglio che lasciamo perdere. L'hanno rapinato? Già, mi hanno proprio rapinato. Sono stati tre disgraziati. Prima hanno colcato le botte. Oh, ma io mi sono difeso, A uno gli ho spezzato un braccio, ad altro gli ho spezzato una gamba, al terzo non mi ricordo. Comunque, per farla breve, mi hanno portato via tutti i soldi e pure i vestiti. Mi hanno fatto male? Oh, ma io sono duro, sa? Aia, aia, una spina sotto ampiera adesso. Sta giornata più va avanti e più peggiora. Guarda. Ah, piano, che mi faccio l'etico, non mi farite, dai. Aia. Oh, ma era una freccia. Ma tu che ci fai? Oggi non mandavo di studiare, ho saltato la scuola. Sai, non sono molto brava, allora. Pure tu. Perché anche tu? No, ma che io ce la faccio, non mi va male a scuola. Però c'è un amico mio, poveraccio, prende sempre 3. O mai 4 o 2, sempre 3. Beato lui, io prendo sempre 2. Ma davvero? Oh, non mi sarei mai creduto che c'era uno che andasse peggio da amico mio, sa? Sai una cosa? Sono proprio contento che ti ho incontrato. Piacere, io sono Bruno Sacchi, terza C. Ciao, io mi chiamo Laura.
Facciamo amicizia? Sì. Tirato! Ma non fermati! Fermati! Sette Pio! Sai, devo chiamare casa, se no mi è stato il pensiero. Che c'è? Lei non ha mai visto uno che sta al telefono? Aria? Ma che ce frega, ma che ce importa? Questa è la segretaria stereofonica di Amalia e Spartaco Sacchi. Au, siccome costa, non riattaccate, se no vi spezzo le gambe. Au, mi raccomando, siate brevi e circoncisi. In quanto a noi, se fossimo cecà, vi richiameremo al più presto possibile, se ce va. Au, dimenticavo, dite quello che ci avete da dire dopo il segnale acustico. Hai capito, Bru? No, come l'altra volta. C'hai 30 secondi. In campana, Bru, è in arrivo il segnale acustico. Eccolo! Pronto, ciao, sono io, sono Bruno Sacchi. A me sto silenzio mi ingrippa, mi pare quasi da parlare con un muto. Pronto? Guardate che non vengo a pranzo perché c'ho da studiare. Avrà capito? Oh, avete capito? Papà, mamma, avete capito? Vabbè, ciao. Ciao! Che maleducato, manco mi ha risposto. Sai, a casa mia con la tecnologia moderna abbiamo qualche handicap. Ma tuo padre cosa farebbe con un videoregistratore? E chi ce l'ha? Mio padre dice che è presto. Forse noi nel 1990 avremo la prima lavatrice. Sai, un po' all'antica. Però è buono, eh? Ci è arrivata. Soddisfatta? Eh sì, una bella soddisfazione. Roma Ostia in 4 ore, 36 primi e 42 secondi. Gli antichi romani facevano prima. Sì, ma loro mica li fermava la stradale. Per convincerli a lasciarci andare ho dovuto dire che eravamo terremotati. Uffa, insomma ti decidi a scaricare? Aspetta, ti do una mano. Io prendo questa. Ecco, brava, così facciamo prima. Insomma, ti vuoi sbrigare? Arrivo! Amore, vuoi darmi la radiolina? No, grazie, non mi pesa. Sì, amore. Oddio, sono distrutta. Ecco fatto. Ho montato anche la tenda. Daniele, non perdiamo altro tempo, prendi questo. Subito, amore, dove sono? Nella borsa rossa, no? La rossa? Ma veramente l'abbiamo lasciata a Roma. Come? Eh sì, abbiamo detto, tanto non serviva. Non è possibile, adesso come facciamo? Rossella, che vuoi che sia? Questo è il nostro primo viaggio di nozze. Sì, e io il bagno come lo faccio? È un abito da sposa? Amore, ti prego, non fare così. D'accordo, c'è stato qualche piccolo contrattempo, ma l'importante è essere qui, noi due, finalmente soli. Daniele, Rossella! Finalmente soli, eh? Ma quelli sono Chicco, Massimo e Sharon. Eh sì, sono arrivati anche i testimoni di nozze. Ciao. Ciao. Che avete visto Bruno? No. Oddio, non sarà mica annegato. Sì, stiamo al triangolo delle Bermude qua. Allora andiamo a cercarlo. Non sarà andato tanto lontano. Ma guarda, con quell'abbigliamento è sicuro. Sì, dividiamoci, dai. Tu e le ragazze di qua e noi da quest'altra parte. Ok, oh, sbrighiamoci, cioè, che sennò chi ce lo paga il ristorante? Maestro, davanti a questo spettacolo così inquietante, la prego di non privarmi della gioia di ascoltare una delle sue più belle poesie. E va bene.
dal mio libro di poesie Mal de Mar, reciterò per te la mia preferita. Boletino de los Navigantes. Oh, muchas gracias. Moto ondosos in aumento. Arriba, arriba, da sudovest un forte viento de libechos. Mar mosso, muy mosso, agitado. Avisos por todas las embarcaciones. Moto vedetas in avvistamiento. Chiedo scusa alla capitaneria di porto. Benedetta, che hai visto Bruno? Maestro, lo scusi. Usted è Chicco, mio discepolo. Ah. Chicco, questo è il grande poeta argentino Ramón Munaron. Encantado. Sono un po' preoccupato, maestro, sa? Dime, Chicco, habla. Che passa? Bruno, il mio amico, è... come si dice? È desaparecido. Onde? Olé? Olá? Che ne so? Questo mare così deserto e silenzioso mi ispira. Sì, è vero, ispira un certo non so che. Sì, però che peccato, noi qui da sole e disponibili. Come sarebbe bello se all'improvviso apparisse un bel ragazzo, simpatico, carino, muscoloso, tenero, gentile. Eccomi qua. Voi? Vabbè, ma non c'è gusto, dico, non c'è manco più gusto a Fassegamo. Beh, perché? Anche a noi piace la natura. Con tutto quello che va fatto. Vabbè, non è che per caso avete visto Bruno? No. Ciao, eh. Te ne vai? Sì. Senti, senti, perché non rimani? Hai fame? Vuoi no, un panino? No, no, grazie. Vuoi vedere che mentre noi lo cerchiamo sto figlio di una buona donna? Parli piano, con questa confusione non si capisce niente. E io non ti sento, tu parli più. Tutto è bene quel che finisce bene, alla faccia di chi ci vuole male, eh? Oh, ordiniamo, dai. Io vorrei una doppia porzione di spaghetti alla carbonara. Io invece vorrei... Niente, siamo venuti per fare un picnic e un picnic faremo. E beati voi, noi invece spaghetti alle vongole vanno bene? Sì, la pasta che si mangia. E no! Per noi un qualcosa di più raffinato, no? Non so, vediamo. Spaghetti alla aragosta per due, grazie. 18.000. Chiamo raffinato. Ah sì, eh? Allora guardi, garçon, per me e le fanciulle qui, prima degli spaghetti ci porta 12 ostriche a testa. Ah, Chicco, ma visto quanto costano le ostriche? Beh, che c'è, le vuoi pure te? Guardi, allora 12 anche per il principe e la principessa. Sì, caro e la Didiana, ma lo fa finita questa storia del principe? Ma che sei nobile? Ma che? Mio padre si chiama Spartaco, mia madre si chiama Amalia. Però io gli voglio bene lo stesso. Anch'io te ne voglio. Che cosa beviamo? Gazzosi. Ma che gazzosa? Champagne! Ma per tutti. Ma sì, per tutti. Pure per Elias e Tisini. Grazie, ma siamo astemie. Che salvata. Allora, maestro, che cosa desidera? Mi sono dimenticato il dinero a casa. Sì, oltreoceano. Vorrei recitare per voi, in cambio della vostra ospitalità. Maestro, non si preoccupi, faremo tutti quanti una colletta, non è vero? Ma parla per te. No, 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 ma che colletta è colletta? Ecco, bravo Chicco, era ora. Gli facciamo vedere noi. A sto cornutaccio. Gli facciamo vedere noi che cosa vuol dire l'ospitalità italiana. Maestro, ci penso mi. Gracias, muchas gracias. Oste, 12 ostrigas para mí. E champagne por todos. Muy bien, señor. Cameriere, scusi, vuole fare una modifica. Buttate a bru che si vive una volta sola. Invece degli spaghetti alla carbonara, quadrucci in brodo, per favore. Mi raccomando, un po' al dente. A chi è conto? A me. Ecco la dolorosa. Ma che te ridi? Qui sto addolorito davvero. Non c'è mi sordi manco per la mancia. Quant'è? Senti, mi presti un attimo la macchina fotografica? Prendila pure. Grazie. E ora facciamo delle belle foto ricordo. Si fa questura.
Viaggio di nozze in scatola. El Niño de Platino y Aficionada. La Bella e la Bestia. C'è sempre speranza. L'eccezione che conferma la regola. Siete venute proprio carine. Dici? Sì, sì. Che fate domani sera? Me la dai la fotografia? Costa un po' cara però, eh. Cioè? Cioè dovreste farci un piccolo prestituccio. In pratica un mutuo ventennale allo 0,5 di interesse. 1%, scialiamo. Come, scusa, volete dire che non avete soldi per pagare il ristorante? Noi non vi diamo una lira. Davvero? Allora domani mattina questa foto si troverà sulla scrivania del professore d'italiano. Due cozze al mare, ovvero in esclusiva la prima assenza ingiustificata di Elia Settisini. Siete due sporchi ricattatori. Che dici, si sgrana a farne i manifesti? Ma che viene meglio. Pace? Pace, va. Oh. Dai, tu c'hai quelle due, di cui una non è niente male. E io Sharon, quindi siamo pari, no? Beh, proprio pari no, però vabbè. Vabbè, dai, almeno passiamo il resto del pomeriggio un po' tranquilli. È meglio, eh. Aiuto! Elia Settisini! Aiuto! Ma ci sblocca la digestione. E che le fai affogare? Mamma. Aiuto! Massimo, ci tocca proprio. Buona fortuna, Chicco. Massimo, da te non me la sarei mai aspettato. Ma neanche io. Sharon, non crederei mica che io. Onde è non è molto lontano, ma è senza benzina. Come preoccupa, muovi di leva chi? Vabbè, quando ricordi di me metti una cartolina. Una bella gran raccuta con Mac. Ho dobre pieno, ho dobre. Vogliamo organizzare un festival di poeti naif marocchini. Ho già in mente il nome, Marocco e i sopratelli. E sta bene? Dunque, dobre allora, pieno. Il palco è già pronto. La pubblicità ci penso io, lei mi serve soltanto per ispirazione. Per esempio, dobre pieno. Come è andato questo? Molto pittoresco, lo sai. Non ci avevo mai pensato. Bruno! Bruno! Oh, oh, e che stai a fare? Andiamo, no? Aspetta, adesso non posso, c'ho da fare. Vabbè, io ti aspetto dentro. Ok. Tieni, guarda il problema. Non ci avresti mica una penna per caso, no? Tieni. Guarda, io non lo so che mi succede, sarà il caldo, il sole, non lo so. Ma questo problema è facilissimo, ma io... Ma scusa, non è che per caso tu e quel tuo amico che prende sempre tre siete la stessa persona? No, no, guarda, te lo giuro, mi posso non cercare, te lo giuro. Ma qui non passa mai nessuno! Dai, Sharon, su, monta! No, io con te non salgo, non ti voglio più vedere! E poi, tu e Chicco mi fate schifo! Ok, aspetta! Dai, lasciali entrare! Non aspetta! Ma che cosa ti ho fatto? Niente! E allora? Lasciami in pace! Aia! Ma non sarà mica venerdì 17 oggi? Credo che sarà più facile avere un'avventura a casa tua. Bravo, Cotechino, sei un genio. L'avventura a casa mia mi esalta, però sai, con mia moglie... Ma ora cosa facciamo? Mi si è acceso un faro, seguimi, seguimi. Vieni, prosciuttino. Dai, Sharon, ti vuole girare? No. Tana per Sharon. Papà, mamma. Papà, mamma. A me il rapporto con i genitori, i figli e la pari mi sta anche bene, eh. Però il fatto che tu invece di andare a scuola vai in giro per i prati con questo animale... Vieni qua un po' a casa, vieni. Perché animale?
Animali, ma comunque la stessa cosa vale per te. Ma che cosa ho fatto? Ma che cosa hai fatto? A scuola dovevi essere. Dai che continuare a dire fine stagione. Nulla state a pezza. Come ti chiami? Mi chiamo Caino, mi chiamo. Oh, che bel nome! È tutto un programma! Senti, Chicco, scusa, ma non potresti andare un po' più forte? Non mi va. Dai, Bruno, in fondo è meglio. Prima della classe non mi sono mai state simpatici. A chi lo dici? I feel so bad to know that you won't be here. It's sad to let you go and never see.